Francesco, e punizione per l'Atletico Tevere giocata da Carnevali verso sinistra, altro sguardo in mezzo, nuovo cross, attenzione a Neri che aggancia benissimo in area di rigore, Neri si ritaglia lo spazio per calciare con il mancino, gran gol, 1-0 Atletico Tevere. Allora la sterzata di Alessio Duro, ma suona della carica il capitano della Lazio, apertura a destra, poi nuovamente Mircea, sempre Toledo. Toledo prova a ritagliarsi lo spazio per calciare, fa partire il destro al lato di pochissimo alla destra di Santi, ancora una volta un grande aggancio di qualità, fa puntare l'avversario, Neri poi attacca il fondo, Neri crossa al centro e per poco non riesce a colpire il compagno Nicefro, poi altra conclusione, pallone dentro, ha segnato il numero 25 Pomili. Però alleggerisce nuovamente verso Pomili, da Pomili al numero 15 Carnevali, ecco Neri. Ancora il numero 14 l'Atletico Tevere con la sua qualità, prova con lo slalom altro destro, fuori di poco la destra di Mazzoli. Punta anche in questo caso la conclusione per mantenere il possesso. Come pallone morbido, Carvaglio al centro, Carvaglio in area con Santi che è uscito non perfetto. E poi Carvaglio e mette dentro, gran gol del numero 11 della Lazio che riapre i conti 2-1 al 19. Lancio profondo di Santi, spera che rimbalza davanti a Neri che mette giù. Con Aversano che si propone, ancora Neri vuole andare da solo, sterza Neri, può calciare Neri! C'è stata forse la deviazione del portiere? No, si tratta di rimessa dal fondo. So, nuovamente a riaffacciarsi. Non è largo verso Aversano che ha tantissimo spazio, completamente fuori causa qua la difesa della Lazio che rientra un po' in ritardo. Cross sul secondo, l'aggancio, che conclusione! Con Mazzoli che esce coraggiosamente. Ne è entrato con la maglia numero 27. Poi di nuovo, di fatto, nuovamente regalato alla Lazio. Ancora una volta morbido. Attenzione alla rovesciata tentata da De Francesco. Ha provato qualcosa di eccezionale. Molto difficile, però. La Lazio giocando fuori. Medici. Altro pallone in mezzo. E Toledo poi fuori. Scarico. Finta perfetta con Santi in due tempi. Gran parata. Salva l'Atletico Tevere. L'area De Francesco al centro dell'area, Duro viene fermato e rallentato, ancora la Lazio che non ha finito, Duro riceve ma spalla alla porta, deve girarsi, lo fa bene, Duro calcia ma è strepitosa la risposta di Santi che batterà in un nanosecondo. Si accentra Toledo, fuori da Medici, sempre Medici, poi Duro, centralmente De Francesco, lascia lì per Toledo, ancora una volta Santi chiude anche questa. De Francesco ha servito il compagno per le vie centrali, poi destro, sempre Santi, poi pallone è rimasto lì con il tocco vincente della Lazio che pareggia 2-2. Era proprio verso Carnevali che si è rialzato, si è ristabilito, Carnevali per Pomili, si propone Bianchi, sale palla ai piedi Pomili, nuovo Bianchi. Il tacco, bene, Neri, Bianchi al centro dell'area, deviazione decisiva dell'estremo difensore. Santi va lungo ma sul rinvio fischia la fine. Il direttore di gara è 2-2, non sono bastati i tempi regolamentari. Sembra i calci di rigore. Va il numero 25 dell'Atletico Tevere, Pomili! Ho già d'oltranza da un bel po' e adesso è il turno di Mirko De Francesco. De Francesco piazza ma sbaglia e allora finisce così, vince l'Atletico Tevere che si porta a casa la Coppa Italia 1-35 dopo una serie infinita di calci di rigore.